Un Inter che, per come si era messa la partita alla fine dei supplementari, forse ci si aspettava, per quello che è successo, che potesse portare a casa la vittoria. Il calcio è divertente perché ti disegna dei percorsi che ti lasciano immaginare che se è accaduto questo è perché. Cioè, se devo essere eliminato, perché avere un calcio di rigore al 120, favore, al 123esimo? Perché al 123, Perché è l'Inter. Sì, e quindi quando vedi che c'è il rigore dici no, se proprio deve andare lo sbaglia, no, lo segna e vai ai calci di rigore. A quel punto non dico che sei convinto che ormai è scampato il pericolo, però come disegno ci sta, avrebbe dovuto fare il 2-0 la Lazio, invece Handanovic ha fatto una grande parata, avevi sciupato le palle per andare in vantaggio, per pareggiarla prima e le avevi sbagliate. Se ti arriva un calcio di rigore sulla sirena dice va bene, allora è destino che non debba uscire da questa Coppa Italia, ci dovrà il essere il derby, che da, e invece da legge. Pernacchione esce ai rigori. Il tema vero, al di là di questo disegno, è che in una, quando tu arrivi ai calci di rigore non conta il valore del nome dell'avversario, può vincere una squadra di terza categoria contro i campioni del mondo, perché lì tu fai un errore, gli altri non ne fanno e automaticamente passano gli altri. L'anno scorso l'Inter superò il Pordenone, i calci di rigore, poteva essere eliminato da Pordenone, cioè sempre ottavi, quando arrivi lì. Il tema, la domanda da porsi è perché sei arrivato fino a lì, cioè forse tutti, Spalletti alla vigilia aveva detto mi aspetto di vedere una partita da Inter, cioè una partita fatta con la determinazione, con la grinta, con il ritmo. C'è stata anche un'ottima Lazio, perché sì, la Lazio certo. Ha giocato replicando, attaccando, all'inizio 60% di possesso palla Lazio, soprattutto nel primo tempo, dove l'Inter è partita un po' col freno a mano tirato, poi si è ripresa, secondo tempo decisamente molto meglio, occasioni, però non è stato sufficiente, e in una partita da dentro fuori dove il particolare fa la differenza, se hai le occasioni, vale per noi e vale per la Lazio, le sbagli, poi arrivi ai supplementari e ai calci di rigore. Alfredo, io vengo da te perché con questo risultato e con questa eliminazione e anche con la prestazione che si è vista dell'Inter, continua o si mette comunque a rischio la posizione di Spalletti? Aleggia un po' Conte oppure la situazione è stabile? Ma sai, Coppa Italia o non Coppa Italia, questo è un incudine che esiste sulla testa di Spalletti, esiste sulla testa di qualsiasi allenatore che si sente, non ti dico in difficoltà o a rischio, indipendentemente dal contratto. Poi che Conte prima o poi debba tornare non c'è dubbio, che lui stia seguendo il percorso obbligato per sua scelta dell'anno sabbatico, anche perché si potrebbe liberare in qualsiasi momento ma vuole vedere come andrà a finire la casa con il Chelsea, questo è un discorso acclarato. Ha sfiorato davvero il Real diversi mesi fa, prima che andassero sulla soluzione interna, Spalletti è il primo a saperlo. Poi se noi pensiamo che il secondo posto, il terzo posto e il quarto posto, mentre l'anno scorso l'Inter, e mi fermo, ha fatto un brillantissimo finale ottenendo la qualificazione Champions in casa della Lazio in uno scontro diretto in trasferta, quest'anno non basta più arrivare terzi o quarti, ma è legittimo da parte di una proprietà ambiziosa che ha fatto degli investimenti, devi andare più avanti possibile in Europa League, non è più la Coppa Italia, quindi non è una sorpresa di oggi, di ieri, è una cosa acclarata da diverse settimane. Dobbiamo aspettare perché in questo momento non converrebbe a nessuno, mi riferisco ai discorsi in casa Inter, approfondire un argomento che è implicito, aspettando gli eventi. Gianluigi Longa, io vengo da te perché ieri Spalletti al termine della partita ha parlato, facciamo un po' il sunto di quello che ha detto l'allenatore dell'Inter al termine della sfida contro la Lazio. Ma sostanzialmente ha impressionato per quello che ha detto, nel senso che ha sostanzialmente, almeno in maniera velata, fatto riferimento alle dichiarazioni di Marotta, ha un po' corretto il tiro poi in seguito, perché Spalletti ha sostanzialmente detto non so se sia stato un bene rendere esplicito il malessere di Perisic nella sua volontà di abbandonare l'Inter in questa finestra di mercato. Queste erano dichiarazioni iniziali da parte di Spalletti che sembravano indirizzate verso la scelta di Beppe Marotta di rendere pubblica appunto la richiesta di Perisic di essere ceduto. Successivamente ha corretto il tiro dicendo non mi riferivo a Marotta, non ho criticato lui, ma piuttosto ho criticato i giornalisti che hanno fatto emergere tantissimi nomi di giocatori che sembravano essere intenzionati ad abbandonare l'Inter, e così non era. Non so come le abbiano interpretate in studio, oggettivamente
in via iniziale sembrava veramente che il riferimento fosse alla scelta che aveva intrapreso l'Inter di mettere Perisic davanti alle proprie responsabilità, almeno questa è la chiave di lettura che gli ho dato io, poi non so in studio come la pensino, però è un po' questo che è stato l'oggetto del contendere rispetto alle sue dichiarazioni. Direttore Padovan, hanno sbagliato i giornalisti o Marotta si è esposta in maniera veramente troppo importante nella situazione Perisic? Chi ha parlato della volontà di uscire in questa finestra di gennaio è stato Marotta e i giornalisti che ormai gli sono andati dietro. Beh, insomma, cosa devi fare? Portare le notizie oppure se no cambi mestiere. Se no insomma, mi sembra che prendersela con i giornalisti va bene, ma insomma è uno sport che è passato di moda, direi, anche perché nello specifico ne aveva parlato Marotta e quindi cosa volesse dire Spalletti è chiaro a tutti, secondo me voleva dire che era meglio tutelare, diciamo così, il giocatore e la notizia. E dopodiché io vedo molto in pericolo la posizione di Spalletti, perché come ha detto Alfredo e lo penso anch'io da molto tempo, arrivare terzo, e arriverà terzo, arriverà quarto, al massimo dico, ma in ogni caso andare in Champions non basta, gli è stato detto in tutti i modi, sia quando è arrivato Marotta sia dopo, che ci vuole un trofeo da alzare, ne è rimasto uno e la strada è più complicata che in Coppa Italia, secondo me, perché se si fosse qualificata l'Inter per la semifinale avrebbe avuto il Milan, certo un avversario considerato e considerevole, però insomma si era tolta di mezzo per propri demeriti la Juventus e quindi per Inter e anche Napoli sarebbe stata una grande occasione. E invece l'hanno sciupata. Ora o Inter o Napoli chiudono la stagione senza titoli, su questo non c'è dubbio, è matematico, perché arrivassero anche tutti e due in finale, una la perde, sto parlando di Europa League. Sì. E quindi credo che però rischi di più Spalletti, cioè Ancelotti non rischia niente, anche se sta facendo peggio di Sarri, perché ha 6 punti in meno di Sarri, 6 punti in meno di Sarri. Sarri alla 21esima dell'anno scorso era in testa alla classifica con 51, ne aveva uno in più della Juventus. Sarri alla fine ha chiuso con 91 punti e Ancelotti matematicamente non ci riuscirà, quindi è uscito dalla Coppa Italia come era uscito Sarri, ma insomma la stagione di Ancelotti è tutt'altro. Io sento delle lodi di Ancelotti assolutamente, come dire, implausibili rispetto ai risultati. Mi piacerebbe che ci fossero. Alfredo ride, direttore. Beh, ride, ma, no, ma sinceramente sotto questo punto di vista Giancarlo sta commentando i numeri sono incontrovertibili, sì. Però ci sono dei numeri che valgono in un modo e dei numeri che valgono in un altro nei giudizi, pur essendo gli stessi. E purtroppo questa è la nostra, intendo dire, dico come categoria, è una nostra caratteristica non bella. E volevo aggiungere su Spalletti, non per spirito di polemica, ma di constatazione, che era stato lo stesso Spalletti a tirar fuori il problema Perisic, prima ancora che intervenisse la società, spiegando i motivi che avevano portato ad escluderlo. E aveva spiegato perché lui aveva chiesto di andare via, che dal mio punto di vista sbagliatissimo e opinabilissimo, avrebbe potuto anche evitare, secondo me, di spiegarlo, perché non è che un allenatore debba spiegare tutto quello che accade, però ormai è andato, il discorso è rientrato, la cosa più importante è recuperare Perisic da qui a maggio per il bene dell'Inter, ma anche dello stesso Perisic, che se vuole avere un mercato giusto, col cartellino giusto e l'incaggio giusto, deve rimettersi in riga e fare Perisic e non il 30% di Perisic. Questo senza dubbio. Noi adesso però cerchiamo un attimo di fare il punto in casa Inter, proprio sulla panchina, su Spalletti, su quanto rischia, ma soprattutto sul fantasma di Conte, che come diceva giustamente Alfredo aleggia sempre come un fantasma su tutte le panchine traballanti più importanti che ci siano in Europa. Gabriella Mancini, Conte aleggia sempre aleggia, sulle panchine più importanti, è stato che traballano sotto la sede dell'Inter, no? Ieri mattina. Per spero che fosse un caso. Sì, dai. Non credo. Mi sembra esagerato. Abbiano bisogno. Questa cosa qua.
no, infatti. Di vedersi però, in serie. Anche perché sinceramente se non fosse stato un caso, secondo me sarebbe stato tutto bardato col cappuccio della serie. Sì, proprio, vabbè, non mi riconosce nessuno. Da quelle parti, ma, dai. Ma c'è la possibilità, secondo te, che Conte arrivi sulla panchina dell'Inter prima della fine del campionato o no? Adesso sai, prima della fine del campionato è un po' difficile, secondo me a fine campionato sì. Perché prima, Michele diceva... Adesso bisogna però considerare come andrà l'Inter nelle prossime partite, esatto. Perché considerando che manca un regista creativo e il centrocampo proprio langue da questo punto di vista. Nainggolan ha deluso moltissimo perché poi alla fine hanno fatto un cambio che finora non ha portato a risultati positivi. Tutt'altro, e soprattutto direi. Aveva già mostrato qualche difetto nella Roma da questo punto di vista, insomma questo amore per la vita notturna così, che è ritornato anche a Milano, e questo è un dato di fatto. Se sei un professionista la serata ci sta, però insomma è stato beccato più di una volta e questo è negativo. E i tifosi non gliela mandano a dire, difatti sui social ci sono state un sacco di ironie così. Più ha sbagliato anche il rigore, che per carità forse sarebbe stato meglio non farlo tirare a lui. Comunque, ok, hai Nainggolan in questa situazione, Perisic lo stesso è da recuperare nel centrocampo, come sappiamo che è nevralgico per una squadra, ti manca un regista creativo, a questo punto dipende un attimo dai risultati, perché potrebbe anche andare via prima, secondo me, Spalletti. Io non credo invece che vada via prima, perché sarebbe un... cioè, e non credo soprattutto che Conte... sì. Accetterebbe di, in corsa in una situazione del genere, no, io non ci credo, esatto. Ma anche perché non vedo disastri all'orizzonte, ha perso una partita importante, ma voglio dire, le partite le perdono tutte, l'ha persa anche la Juve. L'Inter ha perso a Torino contro la Juventus, dopodiché ha perso la partita dopo a Torino contro il Torino. Vero. Ufficialmente ho scoperto che abbiamo terminato le trasferte a Torino. Questo è una grande notizia, diciamo. Che voglio dare. L'hai scoperto stasera? È già una notizia. No, beh, questa è già una notizia. Secondo, l'Inter è assolutamente in linea con il suo obiettivo. Poteva avere dei punti in più, sicuramente. Poteva non sbagliare le partite di inizio andata, inizio e ritorno, Sassuolo e Torino, visto che abbiamo fatto un punto. In due partite. Due punti su 12 disponibili contro due avversari, tutto sommato, con cui non dico che devi fare le 12, però magari 10 li potevi fare. Quindi questo è vero. È vero che siamo usciti in un girone complicato dalla Champions League sui titoli di coda, per un rigore sbagliato esci dalla Coppa Italia, è vero, potevi fare meglio. Però no, ma non succede niente fino alla fine, cioè, sono d'accordo con te. Come sento dire Spalletti andrà via. No, sono d'accordo con te. Però a fine anno sì, Roberto. Fine anno c'è tempo, vedremo. Però poi noto una io tutta questa valigia per Di Francesco, che ha preso 7 pizze, onestamente non le ho sentite con la stessa logica. Anzi, Ancelotti stava dicendo, tu lo stavi dicendo, sì. Che viene, ma invece Roma. Tu dicevi Ancelotti viene sviolinato, viene come Giro se stesse Roma. Viaggiando a ritmi superiori a quelli di Sarri, eccetera. Allora mi sembra che a volte ci sia un po' due pesi, due misure nel voler toccare il contorno di un tecnico, di una squadra, di un giocatore, eccetera. Poi, per carità, tutti sono liberi di esprimere il proprio parere, si ascolta, però si può anche non essere d'accordo. Alfredo, prima di andare a vedere poi quella che potrebbe essere la probabile formazione... Alfredo, è piaciuta formazione... la cosa delle trasferte a Torino. La probabile formazione dell'Inter nella sfida contro il Bologna. C'è un'altra questione che sta tenendo banco, che è il rinnovo di Cardi. A che punto è questo rinnovo? Si fa, non si fa? Cosa sta succedendo? Ma è un punto, per fortuna, non è chiaro, un punto di non ritorno, perché insomma io penso che a maggior ragione in questo momento ci sia voglia e interesse di non arrivare al momento dei temporali, no? Ci sono dei momenti di mercato in cui poi rischia di piovere, mi riferisco alla primavera inoltrata. Siamo a febbraio, partito da poche ore, e quindi io penso che il mese di febbraio sia fondamentale, A, per togliere la clausola, B, per accontentare Icardi e chi assiste Icardi in funzione dell'eliminazione della clausola, che mi sembra un passaggio obbligato, perché tu oggi devi essere libero. Io penso che le clausole, dal mio punto di vista, mi sbaglierò, credo siano passate di moda,
le clausole le metti simboliche da 400 milioni di euro oppure non hanno motivo di esistere. Mi fa piacere che la Fiorentina non abbia messo una clausola per Chiesa e che lo stesso Napoli non abbia messo una clausola per Koulibaly. Perché devi essere libero, al limite tra un anno decidi, faccio un esempio paradossale di cedere Icardi, lo puoi vendere a 150 milioni, questa clausola da 110 per me è una clausola bassa, 110 milioni 5 anni fa era una cifra iperbolica, oggi pagano clausole da 222 e da 180, quindi io penso che gennaio sia il mese giusto per arrivare a una soluzione che possa soddisfare tutti. Gianluigi Longari, io vengo con te per vedere quella che potrebbe essere la formazione che schiererà Luciano Spalletti nella sfida contro il Bologna. Ci sarà ovviamente Mauro Icardi, sono però 464 minuti che il capitano dell'Inter non segna in campionato. Sì, però non sono, diciamo, però numeri che preoccupano, che visto che comunque Icardi è un attaccante che è abituato ad avere una regolarità invidiabile da questo punto di vista. L'Inter non avrà probabilmente esterni di ruolo disponibili per questa partita, ma ci sono delle possibilità legate a Candreva come unica chance. Questa è un'ipotesi di formazione, in realtà non ci sono ancora certezze, perché potrebbe essere un 4-2-3-1 disegnato nella maniera che stiamo vedendo in grafica, con Handanovic tra i pali, Cedric o D'Ambrosio dal primo minuto sulla corsia di destra, Miranda, Skriniar oppure De Vrij in luogo di Miranda qualora dovesse recuperare come centrale, Asamoah sulla sinistra, Brozovic e Vecino praticamente sicuri del loro posto, insieme anche a João Mario. L'unico dubbio che aleggia è proprio legato al posizionamento di João Mario, che potrebbe essere in linea con Brozovic e Vecino a comporre quindi una linea di centrocampo a tre, con Nainggolan alle spalle di Icardi e un'altra punta come Lautaro Martinez, oppure, come vediamo in grafica, un 4-2-3-1 disegnato con João Mario adattato sulla corsia di sinistra, Candreva sulla destra, Icardi unica punta. Diciamo che quindi c'è questo dubbio legato a Candreva o a Lautaro Martinez per affiancare Mauro Icardi. Dalla presenza dell'uno o dell'altro dipenderebbe anche lo schieramento tattico dell'Inter, o 4-2-3-1 o 4-3-1-2. Direttore Padovan, meglio Candreva o meglio Lautaro Martinez? Candreva cambia il modulo. Cambia sicuramente il modulo. Come diceva Gianluigi. Il problema di Lautaro è che finora non ha convissuto bene con Icardi. Uh-huh. E ho il sospetto che ha la maggioranza della critica e anche dell'opinione pubblica che i due siano simili, e se c'è uno non ci possa essere l'altro. È vero che qualche volta hanno segnato anche stando insieme, ma insomma sono state più eccezioni che regole. Ora Candreva non ha giocato una pessima partita o una cattiva partita, però ha avuto un'occasione di portare l'Inter in vantaggio che è clamorosa. Lì aveva l'occasione non solo di portare l'Inter in vantaggio, ma di cancellare una stagione balbettante, di riannodare il filo con il tifo interista. Aveva una grande occasione per sé e l'ha sprecata. Delle volte bisogna saperle cogliere, sono anche nel calcio come nella vita, passano così di soppiatto e bisogna accorgersene. Io Candreva oggi non lo metto né tatticamente né dal punto di vista del valore sullo stesso piano di Lautaro Martinez. Anche Lautaro ha sbagliato qualcosa di importante nella partita con la Lazio, ha sbagliato anche il rigore. Però su Lautaro è stato fatto un investimento importante e credo che sia un giocatore che meriti ancora molta considerazione. Però chiaro, lì il problema è di sistema di gioco e di compatibilità con Icardi. Infatti, Gabriella, una critica che si faceva all'inizio a Spalletti era proprio quella di non schierare i due argentini insieme. Ci ha provato, ha cambiato modulo, però poi alla fine, come diceva giustamente il direttore Padovan, fanno fatica a convivere i due in questo momento. In questo momento sì, io però sarei dell'idea di continuare a provarci, nel senso che anche per valorizzare Lautaro Martinez non è semplice, perché poi quando sei nello stesso ruolo prendi lo stesso spazio, fondamentalmente è quello il problema. Però vale la pena provarci, perché così Lautaro Martinez, che comunque è un bomber, avrebbe più chance. Detto ciò, ultimamente ancora non ha convinto, però gli vanno date delle carte da giocare. Direttore Scarpini? Ma Lautaro è un ragazzo che farà gioire tanto i nostri tifosi,
perché è giovane, perché è arrivato e sta iniziando a capire, ha iniziato a capire, è entrato dentro quello che sono le logiche del calcio italiano, che sono un po' diverse, non tanto perché i difensori più bravi, meno bravi, ma per quello che ti chiedono gli allenatori in Italia rispetto a quello che invece magari può essere il calcio argentino, che guardo con passione su Sport Italia, su Sport Italia ed è innegabile che ci siano, tra virgolette, delle libertà un po' differenti. La scelta tra Lautaro e Candreva ovviamente è figlia di una scelta di condizione, di momento, di modulo. Pensare oggi che cosa metterà in campo dopodomani Spalletti è difficile, perché arrivi da una gara di 120 minuti con la coda negativa della eliminazione, quindi non hai quell'energia positiva che ti dà e che ti cancella un po' la fatica che ti dà una qualificazione, una vittoria. Oggi c'è stato un allenamento defaticante, quindi domani sarà la giornata in cui guarderà negli occhi e cercherà di capire. L'abbiamo sentito ultimamente che in alcune occasioni, pensiamo alla partita contro il Torino, aveva Politano e Perisic non in condizioni di poter giocare, al punto che i medici gli avevano anche sconsigliato di portarli in panchina, e quindi si era trovato con delle scelte abbastanza obbligate, proprio anche di modulo, cioè la difesa 3 era figlia del fatto che non aveva due esterni, perché hai Keita infortunato e quindi avevi un solo esterno di ruolo che era Candreva. Ecco, a volte si va in maniera troppo spiccia a dare dei giudizi sulla sbagliato la formazione, poi però bisognerebbe capire che chi allena cerca di mettere in campo il miglior 11 che ha per poter vincere, e se fa delle scelte a volte sono dettate dal doppio impegno, da uno un po' affaticato, un colpo non smaltito, un allenamento non fatto bene in settimana perché aveva un problema, eccetera. Sì, anche perché poi giustamente l'allenatore che li vede tutti i giorni, nessuno meglio di lui può dare il giudizio sulla prestazione, perché sa quello che chiede. Certo. Tu che sei allenatore, tu sai cosa chiedi, tu hai un esterno difensivo che spinge molto, la partita che spinge poco dicono ha giocato male oggi, e invece tu gli hai detto guarda che oggi non ti devi muovere da lì perché ho paura che là c'è uno veloce e non voglio essere sbilanciato da quella parte. Lui fa pieno quella parte, tu sei contento e la gente dice però ha giocato meno bene del solito perché non è andato su quella fascia come fa abitualmente. Ecco, questo per dire quanto può essere differente la valutazione che dà il tecnico, cioè chi prepara le cose. A volte ho sentito proprio Spalletti sottolineare, dopo che non mi ricordo che attaccante aveva fatto una buona partita con dei gol, dire sì però, perché lui magari gli aveva chiesto anche di fare altre cose che invece non aveva visto fare a pieno. Ci dobbiamo fermare.